Carissimi amici, dopo le tante richieste che mi avete fatto su come realizzare una regolazione di potenza, ho pensato di farvi questo video brevissimo, per darvi un'indicazione molto semplice e molto chiara. Si può comprare, costa poco e è disponibile su AliExpress, eBay, Banggood. Vediamo di che cosa si tratta. È un regolatore di potenza che va messo all'ingresso prima del trasformatore e vi permette di regolare la potenza in uscita sull'avvolgimento che avete aggiunto. Il mio l'ho comprato da AliExpress e l'ho pagato ben 1,14 euro, ma lo potete trovare anche su altri siti. E ci ha messo un paio di mesi ad arrivare, ma se lo comprate da qualche venditore italiano, magari ve la cavate con una settimana di tempo. Qua sotto vi faccio vedere come si collega, ma è semplicissimo. La 220 in ingresso va collegato nell'in del regolatore, il trasformatore con il suo avvolgimento primario va collegato nell'out del regolatore. E niente, il nostro avvolgimento invece fatto a mano va collegato al pirografo, allo stilo. La regolazione è molto efficiente. Il regolatore non si scalda minimamente perché è pensato per potenze fino a 2000 watt, mentre il nostro trasformatore ne consuma al massimo 40 e quindi gli fa un baffo. E anche il trasformatore stesso non si scalda minimamente se il circuito è congegnato bene, per cui io alla fine l'ho inscatolato in una scatoletta di cartone chiusa, sigillata, tanto tutto il circuito non si scalda minimamente. Ho provato ad alimentarci delle punte in filo di nickel cromo fino a 1,5 mm di diametro, cioè molto molto spesse, e invece anche molto fili molto sottili di mezzo millimetro o meno. E devo dire che mi sono trovato benissimo con tutti questi diversi tipi di carico di punte perché il regolatore è molto versatile. In fondo al video vi lascio i link per il download buonanotte, scusatemi, per l'acquisto e se non fossero più funzionanti comunque un paio di chiavi di ricerca su come trovare, come chiamare questo regolatore. In bocca al lupo per le vostre costruzioni, ci sono qui alcune foto del mio risultato. Ciao!